Da adesso a Casalmaggiore c'è via Antonino Primerano, avvocato, presidente della canottiera Eridana e anche fondatore dei Lions Casalmaggiore. Un'inaugurazione sotto la pioggia che però non ha scoraggiato i presenti. Dalla figlia di Primerano, Domenica, già responsabile del Museo Diocesano di Trento, al sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, al vicario Don Arrigo Duranti per la benedizione e ancora al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, Alessio Romanelli. Per Eridania e Lions tanti soci e ovviamente i presidenti Silvio Orlandini e Roberto Asinari, non una data qualsiasi quella scelta per intitolare la via. Oggi nel corso del centenario della nascita dell'avvocato Primerano, avvocato per tutti i casalesi, riusciamo con l'intervento dell'amministrazione comunale, con l'intervento delle altre associazioni a rendere merito e a ricordo di una persona che ha contribuito in termini personali, in termini finanziari vogliamo anche dire, perché tante volte ha dovuto sopperire lui per le esigenze della collettività, a creare per lui un ricordo che possa rimanere nella memoria. Le persone grandi saranno grandi quando ci sarà memoria e oggi nel suo centenario della nascita Casalmaggiore dedica il tempo della memoria al bravissimo avvocato Antonino Primerano. A seguito dello svelamento della nuova intitolazione della strada si è tenuto un incontro per raccontare proprio l'esistenza di Primerano e quanto ha saputo fare lungo i suoi 90 anni per lo sport e il sociale a Casalmaggiore.